Gabriele Pisani, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, il Movimento sta per presentare in Regione Liguria una proposta di legge sulle vaccinazioni e insomma in qualche modo un modo per avvicinare le famiglie, le persone, le singole persone alle vaccinazioni senza però obbligarle. Di che tipo di legge, su che tipo di legge state ragionando? Studiando un po' il tema, ci è piaciuto molto l'approccio che ha avuto la Regione Veneto, che è sicuramente più avanti di noi, però in questo caso è un buon esempio. La Regione in sostanza ha creato questo registro di valutazione sia degli effetti delle vaccinazioni, quindi da un ciclo e l'altro delle vaccinazioni prende in considerazione eventuali reazioni avverse e quindi valuta addirittura se far slittare o no al secondo ciclo di vaccinazione. Valuta anche le persone con delle eventuali patologie che possono essere a rischio per le vaccinazioni, quindi ha creato questo sistema che tranquillizza, diciamo, le famiglie e pur non essendo obbligatoria quindi la vaccinazione in Regione Veneto sono aumentate le percentuali, quindi ci sembra l'approccio giusto più che renderle obbligatorie tout court, una buona informazione che tranquillizzi le famiglie che quindi faccia avvicinare a questa grande scoperta che ha salvato in realtà moltissime persone umane, che tendenzialmente negli ultimi anni c'è un po' la tendenza di alcune famiglie ad avere delle preoccupazioni un po' Rispetto anche alla alla vaccinazione stessa. vaccinazione e pericoli. Che tempi si prospettano per l'iter di questa legge? E stiamo ancora in fase di realizzazione perché noi, essendo in minoranza, abbiamo sempre la difficoltà di trovare le coperture, quindi ci manca questo passaggio. C'è da dire che in parallelo sta arrivando una proposta del PD che è quella di rendere obbligatorie le vaccinazioni per l'iscrizione all'asilo, quindi andranno in parallelo, quindi potrebbero essere anche tempi abbastanza celeri una volta depositata. E diciamo che anche dal punto di vista politico il fatto che vi ispiriate a una legge della Regione Veneto potrebbe in qualche modo Sì, agevolare che infatti questa Laviale ha già proposta. detto che come proposta gli piace, giustamente, ma è anche nostro interesse, non è applicabile subito, ma sarà un percorso lungo perché il Veneto è partito già tantissimi anni fa e quindi avrà È uno bisogno di step un avanti. periodo di adeguamento. Tra gli argomenti che l'hanno vista protagonista in questi anni da consigliere regionale c'è anche quello del depuratore del Tiguglio, anzi dei depuratori del Tiguglio. Si è arrivati a una soluzione di compromesso tra le esigenze del territorio di fare due depuratori, però addirittura si pensa che alla fine si possa arrivare un po' a quella che era stata la vostra proposta, cioè quella di potenziare gli attuali quattro depuratori sul territorio rinunciando a due nuove infrastrutture. Esatto. Sì, la kermesse del depuratore ormai è una cosa che riguarda il Tiguglio da un sacco di anni e noi in realtà, visto che siamo presenti da 5 anni sul territorio, siamo un po' in vantaggio rispetto agli altri, nel senso che abbiamo già preannunciato, diciamo, quello che si sta avverando, nel senso che erano partiti con questo depuratore unico assurdo, soprattutto per quanto riguarda le tubature che avrebbero interessato tutta la costa tra Sesto e Chiavari, e si sta arrivando ai due di vallata che avevamo già richiesto in prima battuta. Noi poi, per non essere quelli che fanno solo opposizione, ma essere un po' propositivi, ci eravamo anche documentati, avevamo trovato una tecnologia innovativa di un'università. E ci eravamo fatti addirittura fare un progetto con tanto di costi che dimostrava e dimostrerà che poi adeguare 4 depuratori già presenti è più vantaggioso che costruirne uno nuovo o 2 nuovi come vuole fare Iren in questo caso. Ringraziamo Gabriele Pisani per essere stato con noi su Extra Liguria a Pausa Caffè.